Emil Abirashid, giornalista e autore del libro L'innovazione che non ti aspetti. Emil, di cosa parla il tuo libro? Il libro è stato pensato e scritto non solo da me ma da tutti coloro che hanno contribuito per offrire una visione il più ampia possibile di quello che chiamiamo l'ecosistema delle imprese che fanno innovazione. È sostanzialmente diviso in tre parti. C'è una prima parte in cui si racconta il contesto italiano, quindi un po' di numeri anche di mercato, di scenario, ma anche qualche riflessione su come si muovono gli investitori. Una seconda parte in cui si raccontano alcune imprese che fanno innovazione in vari settori in Italia. E poi c'è una terza parte dove abbiamo cercato di raccogliere un po' di riflessioni su quello che è un possibile futuro che bisogna conoscere se oggi si decide di lanciare un'impresa, perché sappiamo tutti che il mondo sta cambiando molto rapidamente e questo cambiamento è in accelerazione, per cui avere così una sensazione o qualche spunto su come evolve o come può evolvere credo sia utile. Come mai hai intitolato il libro L'innovazione che non ti aspetti? Ma il titolo è sempre difficile da trovare quello giusto. È stato, intanto l'innovazione che non ti aspetti, perché ci sono delle riflessioni e delle storie che credo siano abbastanza uniche e interessanti anche come modelli di ispirazione per chi legge. Che non ti aspetti perché è un libro che può essere letto sia da chi questo mondo delle aziende che fanno innovazione lo conosce poco, sia da chi pur conoscendo e operando in questo mondo vuole avere una visione più ampia, quindi magari raccogliere anche informazioni che nella quotidianità non lo raggiungono. Quindi questa era un po' l'idea. Poi volevo cercare anche di fare un titolo che non fosse il titolo con la parola azienda o con la parola startup. Poi parliamo di quello, però insomma l'idea era anche quella di essere un pochino più creativi. Ecco. Hai anticipato tu il tema startup. Ti chiedo, gli startup, gli innovatori italiani, sono i giovani, i ragazzini cosiddetti, oppure sono imprenditori che hanno già esperienze alle spalle? Ah, tutte e due in realtà... Io non credo che ci sia una definizione anagrafica. Ci sono persone che fanno impresa con già l'esperienza di imprese sulle spalle e perché hanno compreso che è importante tradurre nuova innovazione in nuova impresa per creare valore. Così come ci sono giovani, più giovani, che hanno acquisito quella sensazione, quella sensibilità verso la possibilità di provare a inseguire quello che è il loro, chiamiamolo sogno, la loro ambizione. Per cui tenderei a non dare una classificazione anagrafica. Ecco, nel tuo libro si parla di storie. Quali sono le storie, a tuo avviso, più significative per raccontare l'innovazione in Italia? Ma guarda, le storie che sono nel libro sono storie di imprese che fanno da oggetti di design innovativi a biciclette innovative, a nautica innovativa, videogiochi, e sono tutte storie piuttosto avvincenti e interessanti. Però io... più che nominare delle singole imprese, quello che a me piace sottolineare è che in Italia esiste un grande valore, che è quello della capacità delle persone di avere idee, di tradurre queste idee in imprese, che è una capacità molto elevata. Anche quando mi capita di seguire competition tra startup all'estero, gli italiani sono sempre... tra coloro che si mettono in luce e questo è un potenziale formidabile, credo, anzi ne sono certo, è un potenziale che andrebbe sostenuto più di quanto oggi avvenga. Ecco. Il libro parla anche di un futuro, un nuovo futuro possibile. Ecco, come potrebbe essere questo futuro, questo scenario? Sì, questo è importante, cercare di avere una visione un po' più a lungo termine, soprattutto se si lancia un'impresa oggi, che idealmente deve avere una lunga vita.
la riflessione di base è che stiamo vivendo in un momento che alcuni continuano a chiamare crisi, ma in realtà non è una crisi di tipo congiunturale, ma è più un momento di forte cambiamento dei paradigmi, delle regole dell'economia e della società. Queste regole vanno capite, vanno interpretate. Ora non sappiamo ancora come sarà il mondo quando tutto questo cambiamento sarà compiuto, se mai ciò avverrà, però sappiamo che c'è un'accelerazione molto forte di questa cambiamento, appunto. Per cui dobbiamo cercare di interpretare i segnali deboli, quindi nuovi modelli. Tutti abbiamo sentito parlare di sharing economy, di circular economy, tutti abbiamo sentito parlare di nuovi modelli organizzativi come la blockchain che sta dietro ai Bitcoin, magari non tutti abbiamo ancora sentito parlare delle cosiddette benefit corporation, che sono questo nuovo modello di impresa che associa, che mette insieme sia i valori tradizionali dell'impresa, quindi la capacità di fare profitto e creare posti di lavoro, con i valori che oggi noi consideriamo appannaggio delle non profit, come l'impatto ambientale positivo e sociale, che invece diventano parte del valore dell'impresa, quindi nuovi modelli di impresa anche in questo senso. Questi sono segnali di un cambiamento molto forte. Un esempio che rende bene l'idea di quanto stiamo accelerando è quello che mi capita spesso di sentire anche a qualche conferenza. Se noi immaginiamo di essere nel 2007, quindi tipo 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, e io dicessi una frase del tipo scarico una app sul mio smartphone Android, tu probabilmente mi prenderesti per pazzoide, perché ti sto dicendo una cosa che solo 7 anni fa non era neanche lontanamente immaginabile. Ecco. Questo ci dà un po' il parametro di come la velocità di cambiamento è rapida e di quello che potrebbe succedere nei prossimi anni. E quindi dobbiamo cercare di intuire. Certo, molti parlano proprio di digital disruption. Ma secondo te l'Italia è pronta per affrontare questa sfida rispetto agli altri principali paesi industriali? Ma l'Italia è strana, interpreta le cose sempre a modo suo, il che non è necessariamente negativo, ovviamente. Come ti dicevo, di forte abbiamo questa grande capacità di tradurre le idee in qualcosa che generano del valore. E questo è un elemento assolutamente, mi ripeto, formidabile. Dall'altra abbiamo ancora una struttura organizzativa, burocratica, insomma, se vuoi anche di tipo di presenza degli enti pubblici, che ancora questo tipo di velocità o questo tipo di cambiamento non è riuscito ancora ad afferrarla veramente. Quindi bisogna vedere quanto sarà la velocità con cui le nuove forze spingeranno per correre dietro all'innovazione e quanto le vecchie forze tenderanno a rallentare questo processo. Alla fine vinceranno i buoni, come sempre, però più questo tempo è breve, più anche l'Italia può accelerare, soprattutto in un contesto mondiale dove ci sono paesi che fino a ieri consideravamo terzo mondo e che oggi sono invece delle punte di diamante dell'evoluzione tecnologica e industriale. Emilio, ultima domanda. Che messaggio ti senti di dare ai tanti giovani start-upper che ci stanno provando? Ma guarda, io ci sono alcuni elementi, no? Per esempio, una cosa che mi capita di ripetere spesso è che l'idea buona è importante, ma da sola ha un valore prossimo all'incirca lo zero, cioè diventa valore quando è accompagnata da un gruppo di persone che ha le competenze e soprattutto la voglia, quindi il commitment di tradurre quell'idea in qualcosa che genera valore, quindi possibilmente in un'impresa. Quindi forse il primo aspetto è quello lì, cioè bisogna sentirsi veramente di voler provare a seguire questa strada, che è una strada che porta anche delle soddisfazioni, però è una strada piena di imprevisti, di rischi, di fatiche, di non vacanze, okay. Quindi forse quello lì è l'elemento più, diciamo, più importante su quale riflettere prima di avviare un'avventura di questo genere. Al netto di quello, poi le opportunità ci sono, i casi di successo in Italia non mancano, così come non mancano anche quelli che prima di arrivare al successo ci hanno provato più volte, ma fa parte del gioco. Grazie mille. Ma grazie a te e a voi.